Buonasera e ben ritrovati con il nostro notiziario sportivo che apriamo parlando del mercato del calcio che si è aperto ufficialmente quest'oggi. È stato infatti tagliato il nastro all'Ata Hotel che ospita anche per questa sessione appunto tutti gli operatori del mercato. Ecco le immagini, si torna all'antico, ogni squadra ha il suo box, struttura quindi completamente rivoluzionata per la nuova gestione targata Infront. E ora andiamo proprio a parlare di mercato, lo facciamo rispetto alle nostre squadre perché domani nel pomeriggio è previsto il raduno del Sassuolo. A fare il punto con Antonio Montefusco che ci parlerà anche di quello che sarà la presentazione di Peluso, ma soprattutto ci racconterà come i neroverdi continuino il pressing per avere Cigarini dall'Atalanta. Le vacanze sono praticamente finite, domani il Sassuolo si ritroverà per dar vita alla seconda stagione in Serie A. Sarà un'annata dove l'obiettivo è la salvezza, ma soprattutto un torneo dove consolidarsi nell'Olimpo del pallone. E questa è l'intenzione della proprietà e dell'intera dirigenza. Di Francesco avrà a disposizione un organico con più esperienza rispetto allo scorso anno. C'è da fare ancora qualche innesto, ma già così il Sassuolo è molto competitivo. Gli uomini di mercato stanno lavorando a più trattative. Quella ritenuta prioritaria è l'ingaggio di Luca Cigarini. L'Atalanta vuole 10 milioni di euro in contanti, i bergamaschi sono disposti ad accontentarsi di meno soldi ma vogliono Nicola Sansone. Questa ipotesi è stata scartata da Piazza Risorgimento. La trattativa può sbloccarsi da un momento all'altro e nulla va escluso. Ha ripreso corpo il trasferimento di Versalico. La trattativa fra Genoa e Milan è saltata improvvisamente. Il Sassuolo vigile farebbe carte false per poter avere in organico il calciatore croato. Intanto Tommaso Bianchi è già a Londra per firmare con il Leeds. Farà lo stesso percorso pure Rossini. Il club inglese è interessato a Leonardo Pavoletti, ma qui la concorrenza è spietata. Sull'attaccante si sono mosse soprattutto Palermo e Genoa. E per quanto riguarda il Modena, quest'oggi Taibi e Caliendo hanno lavorato soprattutto per poter avere Stefano Beltrami dalla Sampdoria. Si parla anche del ritorno di Granoccia, come ci racconta Marco Salicini. Settimana assai positiva per il mercato del Modena dopo gli annunci di Pinsoio, Gozzi e Martinelli. Nella serata di ieri è arrivato anche quello per Luca Nizzetto, che chiaramente da qualche settimana era nell'aria. Un importante tassello per Novellino, degno sostituto di Rizzo, esterno mancino in grado di giocare su entrambe le corsie, che dispone di un ottimo passo e un ottimo cross, bravo nel saltare l'uomo nell'uno contro uno, darà una grossa mano ai gialloblu. Caliendo e Taibi però sono scatenati e fatta per il ritorno di Granoccia. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto. Il diavolo ha fatto benissimo quando è arrivato a gennaio, sia dal punto di vista tattico e comportamentale sia dal punto di vista statistico, che l'ho visto protagonista con tanti gol, alcuni di questi di grande importanza. Sarà altrettanto importante dimostrare di sapersi confermare, fattore che nella sua carriera ha compiuto poco, un attaccante a cui piace cambiare piazza e girare dove spesso e volentieri il primo patto è amore a prima vista, riuscendo ad esprimersi al meglio per poi calare nella stagione successiva dalla conferma. Sarà una piccola prova del 9 anche per se stesso. Grandi passi avanti si sono fatti per Beltrame, la mezza punta della Sampdoria è vicinissimo al Modena, che sta così completando il reparto offensivo per la stagione 2014-2015 in attesa di trattare per Ferrari con la Verona e in alternativa con Djuric con la Cesena. Se è complicato il discorso Fornasi, è possibile che nelle prossime ore Taibi faccia qualche avance per qualche altro difensore con le stesse caratteristiche del Doriano, ovvero un giocatore fisico bravo nel gioco aereo. Capitolo centrocampo è attesa nei dettagli la risposta della Juventus per Spinazzola, Schiavone e Buchel, soprattutto quest'ultima in cima alla lista dei desideri di mister Walter Novellino. Poi in base a queste trattative si cercherà di trattare in maniera vantaggiosa Salifu con la Fiorentina. In attesa breve anche l'annuncio ufficiale per il ritorno di Thiago Cionic sotto la ghirlandina dal Padova, società che si trova in grandi difficoltà e che potrebbe far sbarcare in terra modenese anche Spondacarpi diversi giocatori. Intanto il Modena ha ufficializzato, il raduno avverrà il prossimo 14 di luglio, 2 giorni dedicati ai test prima del ritiro e alle visite mediche, poi il 17 tutti a Fanano. Sono state ufficializzate anche le amichevoli che verranno svolte appunto sul campo della società fananese. Andiamo infatti a darvele. Allora, si parte il 20 di luglio alle ore 17 con il Modena che sfiderà la rappresentativa della montagna. Mercoledì 23, sempre alle ore 17, sempre a Fanano, Modena-Castelvetro. Si replica domenica 27, sempre alle ore 17, a Fanano, con il Modena che sfiderà invece l'Esteria Viareggio. E per concludere, il 31 di luglio alle ore 17, Modena-Cremonese, che porrà fine anche al ritiro in quel di Fanano. E ora andiamo a parlare invece del mercato del Carpi. Di Pescara, il futuro di Pesoli, che dovrebbe firmare un contratto biennale. Antonio Montefusco ci parla però soprattutto del mercato in uscita dei biancorossi.
Il raduno del 16 luglio si avvicina, il Carpi è un cantiere, Giuntoli e Castori hanno individuato quei giocatori che potrebbero vestire il biancorosso nel prossimo campionato. Sarà una squadra giovane che dovrà conquistare la salvezza in maniera molto tranquilla. In questo momento la dirigenza è concentrata sulle cessioni. Si possono monetizzare i cartellini di Gagliolo e Letizia Di Gaudio. Sul binario degli addii possono finire anche il difensore Simone Romagnoli e il regista Filippo Porcari. Il primo è stato richiesto dal Cagliari. Sulle tracce di Porcari ci sono Avellino e soprattutto il Pescara, che lo vuole per il centrocampo pensato dal tecnico Baroni. Per il cartellino di Riccardo Gagliolo ha fatto una buona offerta all'Empoli. La Sampdoria è sempre vigile ed è pronta ad inserirsi. Di Gaudio nel mirino dell'Udinese, mentre si è affavolito l'interesse iniziale del Sassuolo. Il Chievo ha fatto un sondaggio per Gaetano Letizia. La trattativa in cambio di una buona contropartita economica può andare in porto. In questo momento il mercato di entrata è vincolato alle uscite. Ogni giocatore partente verrà rimpiazzato. La priorità è l'ingaggio di un portiere, poi servirà un centrocampista che possa ricoprire più ruoli e un attaccante. Si spera fortemente il ritorno di Jerry Mbakogu. La trattativa con il Padova è a buon punto. Mentre stiamo andando in onda è arrivata l'ufficialità del programma del Sassuolo per quanto riguarda il raduno, quindi lo leggiamo insieme perché si raduneranno i neroverdi domani pomeriggio. Non sarà aperto al pubblico e alla stampa questo primo momento di incontro tra i giocatori e mister Di Francesco. Martedì mattina ci saranno i test Mapei presso il campo sintetico di Fiorano. Seguiranno due sedute di allenamento venerdì pomeriggio e sabato mattina presso il Dino Ferrari di Maranello a porte aperte. Nel pomeriggio sabato 12 luglio in programma invece la partenza per Bormio, dove in serata squadra e staff saranno ospiti di una serata di gala, di una cena di gala. La prima fase di ritiro estivo invece scatterà domenica 13 luglio a Venosta, in provincia di Bolzano, dove i neroverdi rimarranno fino a lunedì 21 di luglio. Diamo anche le amichevoli ufficiali, si giocherà il mercoledì 16 luglio Sassuolo A contro Sassuolo B, domenica 20 luglio Sassuolo rappresentativa locale, entrambe alle ore 17 sul campo di Malles. La seconda fase di preparazione proseguirà invece a Carpinetti da martedì 22 luglio fino a sabato 9 di agosto. Queste le date degli amichevoli: 23 luglio Sassuolo Castelfranco, 26 luglio Sassuolo Pontedera, il 31 di luglio Sassuolo Propiacenza, il 2 agosto Sassuolo Carpi, il 9 agosto Sassuolo Empoli e il 23 si entra davvero nel vivo della stagione con il trofeo team che si giocherà a Sassuolo insieme a Juventus e Milan. E ora andiamo invece a parlare di pallavolo, perché questa settimana il Pallapanini di Modena sta ospitando la nazionale brasiliana. Andiamo quindi a sentire Bruno. Siamo con Bruninho, ti stai praticamente allenando in casa per la World League? Sì, sì, mi sento benissimo qua, degli amici che vengono a trovarmi. Questo palazzetto per me è la mia seconda casa, mi sento molto bene, tutto l'affetto del pubblico, dei tifosi. Penso che possa aiutare per dare anche un'altra mano per questa finale di World League. Stai raccontando un po' ai tuoi compagni, insomma, come si sta a Modena, magari stai cercando di convincere qualcuno a venire qua a giocare? Sì, sicuro. Tutti anche chiedono, oh, ma è bello qua, si sta bene, la città com'è. Io ce l'ho solo belle cose da dire a loro, magari nei prossimi anni possiamo avere altri brasiliani insieme a me qua. Beh, sarebbe veramente bello per te che avresti meno saudaggi della tua nazione, no? Sì, sicuro. Questa è una parte che fa un po', che faccio un po' di fatica perché sono distante dai miei amici, della mia famiglia, però questa è la parte della vita e speriamo che possa venire qualcuno di loro qua che dà una mano anche. La finale di World League è vicina, voi secondo te quante possibilità avete di vincere il titolo? Abbiamo una possibilità, io non lo so dire quanto, però ogni giorno stiamo allenando meglio, lavorando molto e questa settimana free, senza partite, solo per allenare tanto in sala pesi quanto qua in campo, è molto bella per noi, è molto buona. Perché così possiamo trovare ancora un altro il nostro feeling e ogni giorno stiamo meglio. Questo, penso che abbiamo le possibilità, sarà una Final Six molto equilibrata, molto forte
No, noi crediamo che possiamo arrivare in finale. Come vedi la nazionale italiana invece? No, la nazionale italiana è una nazionale forte. Ogni anno anche cresce il livello. Quest'anno hanno iniziato molto bene. Hanno una squadra molto forte in battuta, a muro, con schiacciatori che anche adesso hanno la possibilità di elevare la ricezione della squadra. Così è una squadra forte, una squadra compatta. Penso che sarà anche una delle favorite per questa World League. Una squadra dove ci saranno dei tuoi futuri compagni, come li hai visti? Oh, io già avevo giocato contro loro l'anno scorso qua nel campionato. Sono giocatori giovani, di talento, anche di grinta, né? Rossini, che c'è questa caratteristica, un giocatore molto, molto vibrante, così mi piace molto così. Piano, un giocatore molto forte a muro, che è anche molto intelligente, così, un grande lavoratore. E Vettori, che è un talento proprio, un apposto di forza, che c'è una buona mano anche. Penso che tutti questi possono arrivare a Modena e dare molta soddisfazione a tutta la gente. Voi ripartite dalla semifinale scudetto, obiettivo da migliorare per il prossimo campionato? Sicuro, l'obiettivo è di arrivare in finale, di vincere un scudetto, una Coppa Italia. Questo è il nostro pensiero, questo è il nostro sogno, il nostro obiettivo. Sappiamo che ci sono tante squadre forti, però noi ci crediamo e lavoreremo molto qua in palestra per poter dare questa soddisfazione a questo pubblico che ha tanti anni non c'è questi titoli. Tu hai appena parlato di sogno, è sfumato quello del Brasile, della Seleção, di vincere il sesto titolo mondiale. C'è grande delusione dopo il 7-1 di ieri? Sicuro che siamo delusi, siamo tristi perché la Coppa in casa, però sapevamo che la Germania era la squadra, per me dall'inizio, la squadra più forte del campionato, una squadra che già aveva giocato due mondiali insieme, l'europeo anche, erano più pronti di noi e anche noi senza due giocatori importanti. Io sapevo che non era una gara facile, però per forza 7-1 non è un risultato che normale, e questo che lascia un po' triste, perché i giocatori hanno fatto un bellissimo mondiale, hanno giocato come una squadra, erano uniti tutte le partite, però sono cose che succedono nello sport, 10-15 minuti che ce l'ha una pane così e le cose succedono. Abbiamo preso 4 gol in 6 minuti e la partita è diventato quello disastro. Finale? Io adesso tifo per una finale europea, Alemania, Germania, Olanda. Vediamo, penso che sono le due squadre che hanno fatto il calcio più bello del mondiale, così sarà una finale bella. Ora parliamo della Liugiu, volto nuovo infatti per la squadra bianconera, che ha ufficializzato l'accordo con la palleggiatrice Elisa Muri, reduce da 2 stagioni in Germania. La nuova regista della Liugiu affiancherà Giulia Rondone, vanta in carriera uno scudetto, 2 Supercoppe italiane, una Chef Cup ed una Top Team Cup. Rientro in Italia con un ottimo club e non poteva capitarmi nulla di meglio, ha spiegato la Muri. L'esperienza in Germania è stata molto buona dal punto di vista personale ed anche professionale. Mi ha fatto crescere, ma ora ho accettato la chiamata della Liugiu e so benissimo quale sarà il mio ruolo. Ho parlato con il direttore generale Borruto, ha concluso la Muri. So che avrò meno spazio rispetto a un campionato da titolare, ma so anche che potrò dare una mano con la mia esperienza e sarò pronta a farlo quando servirà. E ora andiamo a parlare di tennis, perché prosegue sui campi dello Sporting Sassuolo il torneo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un future maschile da 15.000 euro di montepremi. Andiamo a darvi i risultati del pomeriggio con testa in serie numero 2 Alberto Brizzi, che ha battuto 7-6, 6-0 Marrai. Risultato positivo anche per la testa in serie numero 7 Fratangelo, che si è imposto 6-3, 6-4 sul bolognese Luca Pancaldi. Nessun problema anche per Federico Gaio, testa in serie numero 5, che ha battuto Bega 2-6, 6-3, 7-6. Questa sera, non prima delle ore 20:30, giocheranno Capecchi contro Hernandez, che è la testa in serie numero 4.
Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, domani invece verrà presentato alla Meridiana di Casinalbo il torneo che andrà in campo da sabato e domenica con le qualificazioni e da lunedì con il tabellone principale. Questa per noi è la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a domani.